Il governo è in stato confusionale che dia risposte almeno sul bando periferie. A chiederlo con forza la parlamentare ligure Manuela Gagliardi. Diciamo che in questo momento il governo sembra un po' in confusione, quindi cerchiamo noi di sollecitare con forza una risposta concreta sul bando periferie, che è così importante per il nostro territorio, anche se siamo consapevoli che il governo precedente, Renzi Gentiloni, probabilmente non ha appostato correttamente le somme. In questo momento non c'è una posizione definita, il decreto non è ancora arrivato in aula, in commissione purtroppo tutti gli emendamenti che ha presentato Forza Italia per far sì che il bando del periferie fosse reinserito sono stati bocciati. Revoca delle concessioni autostradali, decreto su Genova, vaccini, chiusura domenicale dei negozi. Il caos ha proseguito, è assoluto. E qual è la posizione di Forza Italia? Ma credo che sia una posizione di buon senso. È naturale che pensare di chiudere tutte le attività commerciali nei giorni festivi sia una cosa totalmente irragionevole, anche perché ciò implicherebbe una perdita di posti di lavoro, ma soprattutto comporterebbe una limitazione della libertà anche delle persone che magari lavorano 20 ore tutti i giorni durante la settimana. Io proporrei piuttosto di metterlo su base volontaria per i lavoratori. E intanto in Regione Liguria è stato presentato proprio oggi dal Partito Democratico un ordine del giorno che chiede di salvare il bando periferie, ma i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle sono stati gli unici a non averlo firmato. L'ODG chiedeva alla Giunta Ligure di attivarsi con il governo affinché non venissero cancellati i fondi per il bando periferie, con il rischio di far perdere alla Liguria 93 milioni di euro e tanti progetti fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. Anche la Lega, alleata del Movimento 5 Stelle al governo, ha fatto sapere il capogruppo del PD Lunardon, ha firmato il nostro ordine del giorno a dimostrazione del fatto che non si tratta di una polemica politica, ma di un'esigenza fondamentale per il nostro territorio. Non solo sarebbe stato inutile, si difende il Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto incoerente firmare l'ordine del giorno sul bando periferie, così come sono state incoerenti le forze politiche che l'hanno firmato. Non è possibile, ha detto il Movimento 5 Stelle, votare in Parlamento a favore dell'emendamento e poi in Regione proporre un ordine del giorno che di fatto lo sconfessi.